ed è così che ho conosciuto Lefebvre. Oh, madame, è un vero piacere starvi ad ascoltare. Alla vostra salute, anche alla vostra. Ma bene, poiché la duchessa di Danzica non si degna di venire a salutarci. Oh, lasciala dov'è. Precisamente, io voglio che resti dov'è, al suo posto. Geron, venite. Cosa c'è di più divertente che detronizzare una regina prima che sia incoronata? La riverenza, cara amica. Scusate. Le loro altezze si degnino permettermi di presentare Madame la duchessa di Danzica. Sua altezza imperiale, la regina di Napoli, granduchessa di Berg. Altezza? Sua altezza imperiale, la principessa di Lucca e di Piombino. Altezza? Sua altezza imperiale, la principessa borghese, granduchessa di Guastalla. Altezza? Oh, porco, questo l'ho sbagliata! Ho fatto quello che ho potuto. E che volete? È come la maionese, a volte riesce, a volte... Sua altezza imperiale, il principe Jérôme Bonaparte. Ancora? Ma questa volta mi rifaccio. Sta a vedere. Ho visto che brava. Potete essere fiero della vostra allieva. È lui che mi ha insegnato. Ah, ce l'avevate nascosto, Fouché. Complimenti, avete in lei un'allieva che sono sicura farà dei progressi enormi. Infatti ha ancora un'enormità di cose da imparare. Ah, lo so, non sono ancora a posto. Ma con lui, se faccio un passo falso, sono sempre sicura di cadere sulle quattro zampe. Quattro zampe? Davvero non credevo che aveste anche le zampe. Se ho capito bene, allora voi non avevate mai messo le vostre zampe alle Tuileries? No, davvero. E ho esitato molto a mettercele. Sono un po' timida. Timida? Timida. Come facevate allora con la vostra clientela? Eh? La mia clientela? Sì, ci è stato riferito che voi siete stata... Ah, lavandaia, sì, altezza. E voi potevate lavare la biancheria sporca di tanta gente. Dato che ero lavandaia. Senza provarne alcun disgusto. E perché? Meglio usare il sapone che altre cose. Non ci sono mestieri sporchi. Già, ma ci sono necessità sporche. Non era una sporca necessità lavare le due camicie di vostro fratello. Perché è stato in quell'epoca là che l'ho conosciuto vostro fratello. E anche voi, nella stessa occasione. Ma guarda, io non me ne ricordo affatto. Ah, ma io sì. E anche che era il mese di agosto del 92. E la verità è che se io non fossi stata lavandaia non ci sarei qui questa sera. Siamo tutte figlie del 10 agosto. Tutte sotto la stessa insegna. Ah, perché, oh, altezze, senza la rivoluzione, dove saremmo voi e io? Veniamo dal niente tutti. Perché dobbiamo nasconderlo? Guardate Augereau. Sua madre era pescivendola in via Mouffetard. Ehi, Augereau, te la squagli. Ma non c'è da vergognarsi, al contrario, dovremmo esserne fieri. Come te, Jourdan. Non eri un garzone di macellaio? E beh... E tu, Massena, non hai cominciato vendendo le olive salate? No, no, non le olive, gli aranci. Oh, mille scuse, signor Duca di Rivoli, questo cambia tutto. Ah, vostro marito dimenticavo, Murat, il bravo Murat. Ma cosa credete che fosse il re di Napoli? Cameriere nell'osteria di suo padre. E deve sentirsi molto fiero di sé adesso, quando si sente chiamare Altezza. E magari sono gli stessi che prima gli gridavano: ehi ragazzo, mi vuoi cambiare questo piatto? Perché dentro fra di noi siamo una strana nobiltà. Non si discende dai crociati, discendiamo da noi stessi. Ragione di più per non portare qui alla corte le maniere e il linguaggio del corpo di guardia. Madame Saint-Jean è stata vivandiera. Credere ancora di essere nei bivacchi. Quando andava a letto con le truppe. Un giorno qui, un giorno là. Una notte con uno, una notte con l'altro. Cosa? Ah, no, tu non mi scocciare. Ah, è qui che volevate arrivare. No, altezze, no. Andare a letto non ha lo stesso significato per voi che per me. E che siate voi poi a rimproverarmi la vita che ho fatto è il colmo. E che piacciono alle vostre altezze. Quelli con i quali io ho dormito erano molto più rispettosi per la donna che sono e per il nome che porto delle vostre maestà, per altezze che siate. Ho girato, sì. Ho trottato per tutta l'Europa. E loro sapevano dove trovarmi, quando avevano bisogno di me, per curare le loro ferite, per avere da bere, i soldati con i quali ho dormito. E c'è anche qualcuno che si è addormentato per sempre fra le mie braccia, e al quale ho dato l'ultimo bacio. Dormi, bambino mio. E ora dormono soli, soli, come quel povero Fricasso. Povero Fricasso. Visto come sono piccanti le mie storie d'amore? Voi potete anche riderne se ne avete il coraggio. Ma dando da bere a quei soldati che vi stavano conquistando l'impero, io ho fatto per la vostra corona molto più di voi. Voi avete soltanto allungato il braccio per raccoglierla dal loro sangue. Ecco una frase di cui vi pentirete. Hai visto? Uè,